Buonasera, grazie per l'invito e grazie per l'ospitalità. È la prima volta che vengo qui a Reggio Calabria, però ho avuto esperienza di eventi come questi, come questo, a Catania e nulla. Ora si parla della parte, diciamo, della parte più ortopedica e in particolare della terapia conservativa, cioè cos'è che possiamo fare prima di arrivare alle opzioni chirurgiche di cui ci ha già parlato il collega precedentemente. E cercherò di non dilungarmi nella parte, diciamo, introduttiva che è già stata abbondantemente spiegata nelle varie relazioni precedenti. L'artropatia emofilica, come abbiamo già detto, considerando l'allungamento dell'aspettativa di vita, il miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti, è caratterizzata diciamo da quello che è l'evento cardine articolare per questi pazienti, cioè l'emartro. È la più frequente complicanza articolare per questi pazienti e le articolazioni maggiormente coinvolte sono caviglia, ginocchio e gomito. Ovviamente anche tutte le altre articolazioni sono interessate in misura minore, ma quelle più problematiche, le cosiddette target joints, sono queste. Clinicamente, al di là dell'emartro, che è l'evento acuto, l'artropatia emofilica in cronico si caratterizza da dolore, tumefazione, riduzione dell'articolarità e limitazione funzionale. Ovviamente si arriva a dei quadri molto molto gravi, come questi che vediamo in foto, che ringraziando, diciamo, i nuovi progressi scientifici vediamo sempre in misura minore negli ultimi anni. A livello radiografico, qui vediamo una caviglia, però diciamo che le alterazioni tipiche dell'artropatia sono caratteristiche di tutte le articolazioni, quindi troviamo osteoporosi, riduzione della rima articolare e le alterazioni che sono più classiche dell'artrosi, sono solo con delle caratteristiche molto più aggressive e destruenti in questo tipo di pazienti. Quindi vediamo le deformità, vediamo i geodi, vediamo gli osteofiti e una sovversione, diciamo, della naturale anatomia dell'articolazione. Le opzioni terapeutiche. Prima di arrivare alle opzioni chirurgiche di cui abbiamo appunto già parlato, ovviamente è fondamentale che ci sia un approccio ematologico prima di tutto al paziente. Quindi ci deve essere di base una buona copertura ematologica, a seconda ovviamente della gravità dell'emofilia e del numero di manifestazioni emorragiche che il paziente presenta. Ovviamente vanno trattati gli episodi acuti, quindi l'emartro, abbinato alla fisioterapia, abbinato a un corretto stile di vita, il movimento e tutte quelle accortezze che già dall'infanzia si possono attuare, si possono applicare per rendere il paziente per rendere al paziente il maggior benessere possibile. Quindi, come si diceva anche prima nella tavola rotonda, educare, diciamo, non soltanto il paziente ma tutta la famiglia, perché ovviamente in un bambino devono essere consapevoli anche i genitori di quello che si può fare per prevenire le alterazioni articolari di cui abbiamo parlato anche prima. Ovviamente bisogna controllare il dolore in questi pazienti. Una volta passato l'evento acuto può residuare dolore, può residuare inabilità e disabilità e ovviamente bisogna concentrarsi anche sul tipo di antidolorifici da utilizzare. Quando tutto ciò non è sufficiente, cioè quando i farmaci non bastano, l'aiuto del fisioterapista non basta, si può pensare di eseguire delle terapie infiltrative. Quali sono le sostanze che noi ortopedici, ma anche i fisiatri, come fanno anche qui a Reggio Calabria, fortunatamente una delle poche realtà al sud che funziona da questo punto di vista, perché abbiamo i colleghi che si occupano appunto di seguire i pazienti e di diciamo, attuare anche delle procedure in prima persona, cosa che devo dire in altre regioni non succede. Io sono campana, ad esempio, di origini, e in Campania gli emofilici non hanno questa, diciamo, fortuna, e tanti di loro li troviamo poi il giovedì nel nostro ambulatorio, che vengono periodicamente a farsi visitare, e se si decide insieme di intraprendere appunto un ciclo di, ad esempio, di viscosupplementazione con acido ialuronico, sono costretti, tra virgolette, ogni mese a spostarsi per poter eseguire le infiltrazioni da noi, perché appunto in
campagna non hanno magari una figura di riferimento che può seguirli in maniera più comoda. Quindi l'infiltrazione, tornando a noi, rifampicina è un antibiotico e tutti lo conoscerete per la cura della tubercolosi. In realtà si è dimostrato che la rifampicina ha un effetto sulla membrana sinoviale. La membrana sinoviale è una normale componente dell'articolazione che nei soggetti emofilici subisce un'infiammazione che dà luogo poi ai quadri di sinovite cronica. La presenza di sangue all'interno dell'articolazione determina delle alterazioni infiammatorie e del metabolismo del ferro soprattutto, che fanno sì che ci sia un processo infiammatorio cronico associato a neoangiogenesi, per cui c'è un meccanismo che si autoalimenta, quindi infiammazione, neoangiogenesi, nuovi sanguinamenti, anche microsanguinamenti che alimentano a loro volta la sinovite cronica. La rifampicina agisce riducendo questo tessuto sinoviale iperplasico infiammatorio e creando benessere a livello dell'articolazione, quindi riducendo quelli che sono i quadri infiammatori di sinovite. L'acido ialuronico, che è un normale componente delle nostre articolazioni, può essere iniettato in articolazione e ricostituire, diciamo, le normali caratteristiche viscoelastiche del liquido sinoviale e favorire il metabolismo dei condrociti. E poi i classici corticosteroidi e lidocaina. Allora, la viscosupplementazione, quindi l'utilizzo di acido ialuronico, è una pratica che è stata, diciamo, messa a punto per i pazienti artrosici e per i pazienti con artrite reumatoide o comunque problematiche reumatologiche. Già nei primi anni 2000, i primi lavori risalgono al 2000-2001, abbiamo avuto un ampliamento, diciamo, delle indicazioni anche ai pazienti con artropatia emofilica, e in effetti da tutti i lavori in letteratura è emerso che la viscosupplementazione funziona sia in termini di miglioramento della sintomatologia dolorosa, sia in termini di aumento dell'articolarità, quindi miglioramento della funzionalità dell'articolazione stessa, ma soprattutto in termini di riduzione del numero di interventi chirurgici che quell'articolazione potrebbe richiedere nel tempo. Porto qui a dimostrazione, diciamo, di quello che sto dicendo, un lavoro che è stato fatto da noi a Firenze. È uno studio a lungo termine con un follow up di oltre 6 anni di media, in cui abbiamo appunto studiato gli effetti dell'acido ialuronico su diverse articolazioni, non soltanto il ginocchio, che è quello più classicamente, diciamo, infiltrato, ma anche caviglia e gomiti. E abbiamo visto che tutti i pazienti hanno avuto un miglioramento della sintomatologia dolorosa. Abbiamo visto che non è stato necessario intervenire chirurgicamente, e quindi abbiamo potuto prolungare, diciamo, un periodo di benessere di questi pazienti prima di dover ricorrere a delle strategie più invasive. Attualmente stiamo testando, questo da pochi mesi, un acido ialuronico con un peso molecolare maggiore. Ora non voglio entrare nei dettagli della struttura dell'acido ialuronico, però diciamo che in commercio abbiamo diverse tipologie di farmaci, di prodotti con peso molecolare crescente. Fino ad ora, e anche lo studio che vi mostravo prima, comprendeva trattamenti con acido ialuronico a basso peso molecolare, che richiede ovviamente maggiori dosi, quindi fondamentalmente il paziente viene indirizzato verso questo tipo di trattamento e fa, per quanto riguarda le ginocchia, 4-6 infiltrazioni a cadenza mensile; per quanto riguarda invece ginocchia e caviglia, dalle 3 alle 4. Con l'acido ialuronico ad alto peso molecolare, che stiamo provando a somministrare ai pazienti da qualche mese, abbiamo una riduzione delle somministrazioni, quindi sicuramente è qualcosa che loro reputano un po' comodo, anche per il discorso che vi facevo prima, che tanti di loro sono costretti purtroppo a viaggiare per poter fruire del trattamento.
e soprattutto sembra già da questi primi, diciamo, tentativi, sembra essere molto efficace, infatti i pazienti si ritengono soddisfatti, diciamo, del risultato. Ovviamente non si può usare nei pazienti emofilici un acido ialuronico con altissimo peso molecolare, che invece si usa ad esempio nei pazienti con un'artrosi, con la classica artrosi. Questo perché nei pazienti emofilici può dare delle reazioni sinoviali, diciamo, paradosse, quindi può dare delle sinoviti acute, dolorose, e quindi giustamente non sono indicati in questa tipologia di pazienti. Speriamo la prossima volta di farvi, di portarvi, insomma, un po' di risultati, insomma, risultati di questa nostra esperienza. Per quanto riguarda la sinoviortesi chimica, quindi si parla di rifampicina, le indicazioni sono soprattutto quelle, appunto, della sinovite, quindi una sinovite cronica con episodi di emartri recidivanti che non sono controllati dalla sola terapia ematologica, con meglio dimostrazione ecografica di sinovite, cosa che noi facciamo sempre nel nostro ambulatorio. Quando noi visitiamo un paziente emofilico, noi abbiamo sempre l'ecografo di mano, in modo da poter valutare non solo clinicamente ma anche con un imaging appropriato le condizioni dell'articolazione. Ci sono stati anche diversi studi che non ho citato per essere, insomma, un po' più snella nella presentazione, che hanno dimostrato quanto soltanto l'esperienza clinica e l'esame obiettivo siano a volte poco dirimenti su quella che è la diagnosi del paziente, perché l'emofilico come paziente è molto chiaro, sa bene quando ha un emarto, però ci sono quei quadri di sinovite cronica con microsanguinamenti per cui la clinica è un po' dubbia, e un'ecografia fatta in maniera mirata, conoscendo la patologia e sapendo quello che bisogna cercare, ci aiutano nel capire se effettivamente c'è un quadro di microsanguinamento con sinovite reattiva, sinovite crescente o appunto una sinovite cronica, e a quel punto cambia il trattamento. Quindi è fondamentale comprendere l'indicazione prima di, diciamo, intervenire anche solo con un'infiltrazione a livello di un'articolazione. Per quanto riguarda la sinoviortesi, noi a Firenze come esperienza utilizziamo la rifampicina, in altri centri utilizzano anche la radiosinoviortesi, cioè l'instillazione all'interno dell'articolazione di sostanze, di isotopi radioattivi, cosa che comunque è molto più vantaggiosa perché abbiamo bisogno sempre del tecnico radiologo, della scopia, insomma è una cosa un po' più complessa, soprattutto siccome noi la rifampicina la utilizziamo anche e soprattutto nei bambini, preferiamo, insomma, evitare le radiazioni. Anche per quanto riguarda la rifampicina, i primi lavori che hanno dimostrato l'efficacia e l'utilità di questa terapia hanno ormai più di 15 anni, e quindi noi, insomma, è un qualcosa di sicuro che viene attualmente fatto senza, cioè, essendo sicuri appunto dei risultati. Un'altra opzione, il concentrato piastrinico, il platelet rich plasma, il PRP, che molti di voi avrete sentito nominare. Firenze attualmente non ha il servizio di PRP, nel senso che è stato sospeso quest'anno. Fino ad ora si faceva come ambulatorio multidisciplinare insieme ai medici della medicina trasfusionale, quindi c'era l'ortopedico, c'era il medico trasfusionista. Però i risultati sono sempre stati molto controversi, spesso inefficace, spesso meno efficace rispetto all'acido ialuronico, ed erano i pazienti stessi che non beneficiavano di questo trattamento, un trattamento comunque indaginoso e abbastanza anche impegnativo dal punto di vista economico. Quindi, diciamo, noi nei pazienti emofilici non abbiamo esperienza di questo, perché, per l'appunto, avendo già avuto esperienza con dei pazienti che non hanno questa patologia ma con i pazienti con artrosi, non ci siamo avventurati, diciamo, nel proporlo anche agli emofilici, considerando appunto che abbiamo avuto degli ottimi risultati con l'acido ialuronico e considerando appunto la poca soddisfazione dei pazienti che già di per sé non hanno questa patologia.
Come vi dicevo prima, gli ultrasuoni sono la base, diciamo, della visita a un paziente emofilico. Una nostra collega reumatologa, la dottoressa Melchiore, ha provato anche a, diciamo, a creare uno score specifico per i pazienti emofilici, in modo appunto da caratterizzare un'articolazione non soltanto dal punto di vista macroscopico, ecografico, quindi presenza di versamento o no, ma dando importanza a diversi fattori come la cartilagine, la sinovia, ed è fondamentale per un ortopedico che si occupa di emofilia avere un minimo di dimestichezza con questo strumento. Poi parliamo nello specifico, poi concludo, della caviglia. Abbiamo raccolto i dati dei pazienti che hanno con artropatia di caviglia seguiti a Firenze negli ultimi 15 anni e abbiamo fatto una raccolta di quelli che sono i risultati dei vari cicli di infiltrazione di acido ialuronico e di rifampicina che sono stati fatti appunto a questi pazienti. Per quanto riguarda la rifampicina, avevamo soltanto due pazienti che hanno avuto appunto le infiltrazioni, proprio perché la caviglia è un'articolazione, diciamo, che è un po' meno coinvolta del ginocchio per quanto riguarda i quadri di sinovite cronica recidivante. E qui abbiamo i risultati. Come si può vedere dalla tabella, abbiamo avuto per tutti i pazienti che sono stati trattati con questi cicli di viscosupplementazione. Cicli di viscosupplementazione intendo cicli di 3-4 infiltrazioni di acido ialuronico a cadenza mensile che vengono ripetuti per il tempo, cadenza annuale, quindi un ciclo annuale, un ciclo ogni 2 anni a seconda un po' anche del tipo di paziente. Devo dire che tutti, perché li ho chiamati personalmente, si sono hanno avuto dei benefici sia in termini di dolore che di miglioramento dell'articolarità. E tanti di loro hanno avuto anche una riduzione, ovviamente tutto ciò combinato con il trattamento ematologico, del numero di emartri, e quindi si sono dichiarati tutti soddisfatti del trattamento. Ma i risultati sorprendenti li abbiamo avuti appunto con la rifampicina. Sulla sinistra abbiamo l'immagine del grafico con l'emofilia joint health score. È uno score al negativo, quindi la riduzione dello score vuol dire che c'è stato un importante miglioramento clinico. E devo dire che quando c'è l'indicazione, quindi quando ci sono questi quadri di emartri recidivanti che non sono responsivi alla terapia ematologica, la rifampicina fa dei piccoli miracoli perché riesce in qualche modo a contenere la situazione, e con 2 infiltrazioni solamente, quindi a volte anche una sola, devo dire che ci sono stati degli importanti miglioramenti clinici e i pazienti se ne rendono conto, se ne accorgono e sono molto molto soddisfatti. Nulla, io concludo qui anche perché si è fatto tardi, quindi fondamentalmente per concludere, non c'è un'indicazione assoluta al trattamento con l'acido ialuronico o con la rifampicina, nel senso che ogni paziente va inquadrato globalmente. Noi spesso facciamo ambulatorio insieme agli ematologi, bisogna conoscere il paziente, bisogna conoscere la sua storia, e soprattutto bisogna capire cosa fare noi da ortopedici prima di pensare a qualcosa di invasivo. Comunque una procedura chirurgica su un paziente emofilico, nonostante tutte le precauzioni e tutte le accortezze che possiamo avere oggi, è comunque una cosa molto delicata. Quindi è giusto, insomma, prima con delle alternative conservative piuttosto che ricorrere subito alla chirurgia, e ci auguriamo che eventi come questo possano far sì che in tutte le regioni, soprattutto al sud, ci siano delle figure specifiche che possano seguire questi pazienti e impedire che debbano spostarsi eccessivamente per poter avere un trattamento adeguato per il tipo di patologia. Grazie a tutti.